Ci sono voluti anni prima che i lavori partissero, ma poi sono iniziati. Nella stazione ferroviaria di Sapri sono stati avviati gli interventi progettati e finanziati da RFI per rendere lo scalo più accessibile e moderno. Un intervento di restyling da 5 milioni di euro da ultimare entro il 2025. In questi giorni è stato portato a termine il primo intervento di riqualificazione della stazione per un investimento di 1 milione di euro. È stato ripristinato il sottopasso, realizzato il vano per l'ascensore a servizio del primo binario, installata una nuova illuminazione a LED, riqualificate le balustre e le rampe di raccordo tra i marciapiedi e adeguato il primo marciapiede. Quello del primo binario, infatti, è stato portato ad un'altezza di 55 centimetri, che è lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l'accesso ai treni. Dopo l'estate dovranno iniziare i lavori previsti per la seconda fase, tra questi quelli che dovranno portare all'attivazione di 3 ascensori complessivi, all'adeguamento e all'innalzamento degli altri marciapiedi e al recupero dell'intero fabbricato dello scalo ferroviario, prevista anche la riorganizzazione di tutti gli spazi adiacenti ai binari. L'investimento complessivo per il recupero della stazione di Sapri, precisano da RFI, rientra nel piano di interventi per la riqualificazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle stazioni del Sud Italia, per renderle più funzionali e accessibili anche alle persone a ridotta mobilità. A chi sperava in una scala mobile per un aiuto nel trasporto delle valigie può accantonare ogni speranza, almeno in questo progetto non è prevista, ma potrà contare sugli ascensori. Quando i lavori saranno ultimati, la stazione ferroviaria saprese non solo sarà più accessibile, ma avrà anche i requisiti per una sosta sicura dei treni veloci. Un aspetto questo che fa pugni con l'altro progetto di RFI, quello che esclude il Golfo di Policastro e quindi la stazione di Sapri dal nuovo tracciato per l'alta velocità.